Qui siamo all'interno del Moving Lab del Servizio di Polizia Scientifica di Roma, che in questo caso che sta lavorando come claim per le Marche e l'Abruzzo e ha ottenuto un grande successo perché la vicinanza, diciamo, alle problematiche della sicurezza è molto sentita e quindi noi diamo notizie su come lavoriamo, chi siamo, perché spesso e volentieri il nostro lavoro è nell'ombra, ma in realtà abbiamo visto, insomma, che anche soprattutto con i bambini, con i giovani, c'è tantissimo interesse e creare un valore positivo che è quello della sicurezza, che è primaria. Questo Moving Lab cosa vi consente di fare in strada? Dunque, in questo caso rappresentanza, quindi una specie di claim del nostro lavoro, ma poi in casi di ordine pubblico e attività giudiziarie poi lo usiamo per quello che... Quindi raccogliete impronte digitali, fotosegnalazioni. Di impronte digitali e anche laboratorio chimico. E poi qui ovviamente abbiamo delle attrezzature che oggi non abbiamo portato. E anche per l'analisi dei documenti falsi, video riprese e tutto quello che ha la polizia scientifica, certo in maniera ridotta ma efficace. La polizia scientifica lavora anche con il DNA, per molti un'ultima frontiera, no? Sì, abbiamo iniziato da qualche anno con il DNA e chi ha a che fare con noi in un'azione giudiziaria viene sottoposto a un prelievo di DNA che non è invasivo, ma però ci permetterà poi di avere un database completo. E purtroppo anche ben fornito, perché i reati sono sempre non finiscono mai. Lei diceva poc'anzi che la controparte, la criminalità, si sta attrezzando, cioè cosa significa? Che conosce le vostre tecniche, quindi insomma la controffensiva è già partita, insomma. Beh, dal punto di vista scientifico è una parte abbastanza, chiamiamolo, evoluta spesso e volentieri di criminalità. Ma questo non vuol dire che noi non abbiamo l'addestramento necessario per farne fronte. Spesso anche con uomini molto preparati e che sono sempre impegnati. E questo impegno è costante, continuativo, e certe volte estenuante, e dà i suoi frutti. Anche per un continuo aggiornamento, no? Voi siete chiamati a un continuo aggiornamento, immagino, no? Con le nuove tecniche, sì, con le nuove... dei refreshing, degli aggiornamenti da fare. Un e-learning continuo, perché la polizia scientifica è un po' a 360 gradi, quello che noi facciamo è una piccola parte, ma poi viene collegato a tante, al lavoro di tutto lo staff, di tutto il team, insomma. Siamo parecchi. Grazie.